Ciao, sono Stefano e oggi sono qui con Andrea per parlarvi di un nuovo smartphone che abbiamo provato. Anzi, in realtà l'ha provato lui e si tratta del Samsung Galaxy A3 2016. Fa vedere Andrea il telefono. L'hai provato? Sì, ciao a tutti, io sono Andrea. Questo appunto, come ha detto Stefano, è il Samsung Galaxy A3 2016. È il mio smartphone personale, è circa un mese che lo sto provando, che lo sto utilizzando e sono pronto a raccontarvi tutti i suoi segreti. Il Samsung Galaxy A3 2016 è uscito da pochi mesi, ma ha fatto già parlare molto di sé grazie a quello che è uno dei suoi punti di forza più importanti, il design. Infatti, già a un primo sguardo, lo smartphone si mostra elegante grazie alla sua cornice in alluminio accompagnata dal vetro con protezione Gorilla Glass che si trova anche sul retro del dispositivo. Sicuramente, grazie alle sue dimensioni, è anche uno smartphone usabile ad una mano. Ma tenete conto che se avete le mani particolarmente piccole, i bordi possono infastidirvi un po'. Sono infatti molto piacevoli i quattro angoli curvi ricoperti dal vetro 2.5D, ma al tempo stesso bisogna dire che è uno smartphone molto liscio e le sue superfici lo rendono anche abbastanza scivoloso. Per questo vi consigliamo assolutamente di utilizzare una protezione, ad esempio un TPU. Il Galaxy A3 2016 è molto leggero, infatti pesa solamente 132 grammi, e questo nonostante sia comunque composto da alluminio, metallo appunto, e vetro. In particolare lo spessore è di appena 7,3 mm, ma come potete notare la fotocamera fa un leggerissimo spessore e quando ponete lo smartphone appoggiato appunto sulla back cover la spessore della fotocamera potrebbe darvi un po' fastidio. La configurazione dei tasti è abbastanza standard, infatti troviamo il carrelletto per la SIM sul bordo destro insieme a quello di standby, mentre sull'altro lato troviamo il regolatore di volume, entrambi in alluminio. Stranamente abbiamo il jack da 3,5 mm per gli auricolari posto sotto vicino alla micro USB e allo speaker altoparlante. Il display misura 4,7 pollici ed è accompagnato dalla tecnologia Super AMOLED e da una risoluzione HD. Si tratta di uno smartphone con una gamma di contrasti davvero molto vasta e anche in questo caso, in cui è assolutamente sotto la luce del sole, si mostra perfettamente leggibile come potete vedere. A livello di scheda tecnica ho sicuramente storto un po' il naso leggendo la risoluzione HD su uno smartphone che costa oltre 300 euro di listino, ma devo dire che nell'uso quotidiano non me ne sono accorto e anzi ne ho beneficiato in autonomia. E ottima comunque in generale la leggibilità e la visualizzazione delle immagini, con i contenuti che risultano comunque sempre definiti. Col Galaxy A3 2016 si può anche giocare, infatti monta un processore Exynos prodotto direttamente da Samsung che usufruisce di una GPU Mali T720, non delle più recenti ma sicuramente adatta a riprodurre giochi sia complessi come in questo caso Asphalt 8, sia un po' più leggeri come per esempio 2 Dots e quindi più adatti al casual gaming. La sensazione è infatti che nei test al benchmark questo smartphone ottiene dei punteggi non troppo alti, ma al tempo stesso non ci sono delle vere penalizzazioni nell'utilizzo quotidiano. Infatti, anche diciamo con uno dei giochi più pesanti presenti sul Play Store, riconosciamo che si può giocare senza troppe difficoltà, saranno solo i tempi di caricamento a rimetterci un po', ma secondo anche molti nostri utenti è proprio la RAM quella che a destare qualche dubbio. Infatti abbiamo soltanto 1,5 GB di RAM, cosa che ormai anche i moderni cenafonini montano circa 2 giga su smartphone che costano anche meno di 150 euro, praticamente la metà. Quello che possiamo dirvi è che comunque lo smartphone si comporta davvero molto bene ed è raro avere dei blocchi o dei freeze importanti con questo dispositivo. Infatti anche aprendo 6 7 8 app alla volta dobbiamo dire che questo Galaxy A3 si è comportato bene. La fotocamera è forse l'aspetto che meno mi ha convinto della prova del Galaxy A3 2016, infatti nonostante monti un sensore da 13 megapixel con apertura che può arrivare a 1.9, posso dire che la resa delle foto non è assolutamente delle migliori, soprattutto quando si parla di foto scattate in notturna o più in generale di luminosità degli scatti quando si devono fare foto al chiuso. Il motivo è forse da ricercare in un flash LED che non stupisce particolarmente come prestazioni. Al tempo stesso invece troviamo un'applicazione fotocamera ben disegnata da parte di Samsung con le giuste opzioni per divertirsi e sbizzarrirsi un po' quando si scattano delle fotografie. Va ovviamente specificato che per la condivisione sui social come Instagram il risultato è sicuramente più che adeguato.
Il sistema operativo è Android Lollipop 5.1.1 con interfaccia TouchWiz, che ormai è la normalità per quanto riguarda gli smartphone Samsung. Da sottolineare comunque la presenza di un buon numero di applicazioni preinstallate sul dispositivo, tra cui qualcuna interessante come quelle ad esempio di Microsoft. Al tempo stesso vi confermiamo anche che questo smartphone è in attesa del nuovo aggiornamento ad Android 6.0 Marshmallow e che, anche se non sappiamo darvi una data certa, sicuramente vi faremo sapere a riguardo. Una delle particolarità è che si possono installare anche moltissimi temi, anche se come potete vedere quando si vanno ad aprire la velocità non è il massimo e alcuni dei temi sono anche a pagamento. La batteria è sicuramente stata una delle sorprese di Galaxy A3 2016, infatti nonostante sia una batteria da 2300 mAh non removibile, si è comportata molto bene non scendendo mai sotto al giorno, giorno e mezzo di utilizzo e se siete particolarmente parsimoniosi con l'uso dei dati mobili potete raggiungere tranquillamente anche 2 giorni. Al tempo stesso vi segnaliamo anche un tempo di ricarica in media di circa 1 ora e mezza e questo anche andando a giocare con alcuni giochi presenti sullo store. Avvicinandoci alle conclusioni vi ricordiamo anche che all'interno della scatola della confezione di vendita appunto troverete una serie di libretti di garanzia, di guida rapida e alcuni piccoli riferimenti da parte di Samsung riguardo ai suoi servizi e ovviamente un caricabatterie, un cavo USB, micro USB per il trasferimento dei dati e appunto la ricarica, gli auricolari e lo strumento per la rimozione della SIM. Siamo giunti alle conclusioni. Vi abbiamo fatto vedere come funziona e come è stato utilizzato da Andrea. Ma sentiamolo da lui. Ma devo dire che alla fine, dopo un mese, il mio giudizio sul telefono è estremamente positivo. È vero che si legge in rete che un telefono che costa leggermente troppo, probabilmente è così. Un 10-15% in meno del suo prezzo sarebbe corretto, però devo anche essere onesto e tutte le critiche che vengono spesso mosse a questo nuovo telefono della Samsung secondo me non sono del tutto corrette. In particolare, diciamocelo francamente, se avete bisogno di un telefono per lavorare, di un telefono con una diagonale più ampia, sicuramente questo non fa al caso vostro, ma se come me non sopportate le classiche padelle, i classici padelloni, avete voluto un telefono classico ma rapido, veloce e comodo, non sbagliate. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace con un pollicione alto qui sotto al video o commentare attraverso il box dei commenti sempre qui sotto. Ovviamente iscrivetevi anche al nostro canale. E non dimenticate degli altri social, soprattutto di Facebook. A presto!